Hey babe, can you help me find the enemy, please? Crazy. Stamattina ho saltato al lavoro. Sono alzato, non c'è un granché da fare. Quindi ho deciso di prendermi un giorno off. Perché no? Devo sistemare alcune cose a casa. Sono arrivati i letti nuovi delle bambine, altre cose, piccole cose da aggiustare, delle lampade che mi hanno preso. Purtroppo sabato e domenica è sempre un casino perché le bambine sono sempre in giro. È difficile fare un sacco di lavoretti, quindi ho deciso sto a casa, tanto è abbastanza tranquillo in questo periodo. Vai, siamo a casa, facciamo un po' di casino. Questo è quello che è arrivato ieri. Questi sono i nuovi letti di Lena Emilia che ora devo montare. Poi abbiamo preso delle luci, delle lampade per l'esterno. Ora piano piano li portiamo su e cominciamo il lavoro. Andiamo! Ora andiamo a prendere Lena Emilia. Ho fatto una bella giornata a casa, ci ho riposato, ho fatto alcune cosine. Ci vuole intanto, ci vuole, senza nessuno in giro. Ah, quindi ora andiamo a prendere le pistoline e la pacchia è finita. Ah, noi ci vediamo dopo, ciao. Where is our new car? This is the old one. What do you think? You don't like it? What are you talking about? Hi Lena, come on, let's go. Decisamente molto più bello e interessante fare la spesa quando hai queste cose divertenti. Ah, oggi è una giornata molto molto lenta ma veloce. Ho venduto lo scooter, sono qua adesso in banca, il nuovo compratore sta andando a prendere il dinero per me. Ho vinto lo scooter perché sto vendendo tutto. Basta. No, scherzo. Ho vinto lo scooter perché lo scooter ce l'ho, mi serve spazio e poi non lo sto usando perché poi sto vendendo anche la Ducati perché con i soldi di uno e dell'altra cercherò di prendermi magari una moto un po' più comoda per alternare con il Denali e con la moto. Quindi nuove spese in vista, ragazzi, nuove spese in vista. È così tranquillo oggi, ragazzi, questo periodo per noi in marina, perché settembre-ottobre è il momento dove comunque tanti non usano la barca, le scuole sono iniziate, dopo il lungo break delle vacanze, quindi è molto tranquillo anche durante il weekend, non è malvagio, quindi sono giorni come ieri, oggi. Ieri per esempio ho saltato lavoro, quindi oggi tranquillissimo, ho alcune cose da sistemare, sto preparando un po' il meeting, il rapporto del grande meeting mensile con i capi e niente, mi diverto a comprare e vendere cose ora. Voglio aprire un mercatino dell'usato, no scherzo. Dai, comunque andiamo avanti e poi ci sentiamo. Ciao! Moto venduta, scooter venduta, ora mangiamo un po' sano. McDonald's, ragazzi. Non c'è tempo, sono già le 3:15. Ah, devo tornare in West Marine, devo comprare un sacco di cose per la marina. Mi hanno regalato questa crema, questa cosa nuova, che ha praticamente... c'è canna, c'è la cannabis, cioè praticamente l'erba. È una lozione che si mette per i dolori. Fantastica. Non va a fumare. Ciao. Faccio questa cosa, beneficenza, per aiutare i bambini disabili e bambini che non possono. Fare beneficenza è bello, ragazzi.
con i dolcetti, loro fanno questi dolcetti, non è che li fanno, li comprano e poi li rimettono in vendita e chiaramente ci guadagnano. Ogni anno faccio questa beneficenza per un gruppo di bimbi che sono purtroppo non hanno avuto la fortuna come tanti altri. Fare beneficenza è una cosa bella, è una cosa buona ed è una cosa giusta per chi non può. E anche se non avete poco, fa bene. Io e Nicola facciamo tanta beneficenza, aiutiamo tanti bambini che purtroppo non hanno avuto fortuna. È una cosa che è giusto fare perché io credo nel karma, quindi se fai un bene a qualcuno domani sicuramente ti ritorna. Perciò viva la beneficenza, ragazzi, aiutiamo il prossimo. Se non aiutiamo il prossimo, semplicemente i bambini che non hanno avuto fortuna in questa vita, è una cosa egoistica, non va bene. Ciao.